Ciao ragazzi, questa settimana sono iniziati ad arrivare i primi scatoloni, esattamente gli scatoloni che contengono i quadri elettrici, i pannelli per la scenografia del mio laboratorio. Sono qua, addirittura arrivano dalla Francia e ci avete messo pochissimo tempo a costruirli. Pensate che il primo scatolone è arrivato già nei primi 3 giorni, quindi complimenti anche per la velocità di lavorazione. Io sono curiosissimo di vedere che cosa contengono e soprattutto quanta è la vostra creatività. Apriamoli. Questo è il primo pacco che è arrivato, pensate che ci ho messo solo 3 giorni, me l'ha spedito Luca della provincia di Latina ed è bello pesante, quindi andiamo in laboratorio a commentarlo. Ed eccoci qua, quadro elettrico direi enorme, penso che sia uno tra i più grossi che ho appeso qua alle pareti alle mie spalle e me lo manda, appunto c'è anche una lettera dentro il pacco, me lo manda Luca con lo pseudonimo di Artizon e mi dice che praticamente fa sorridere perché non ha rispettato per niente la colorazione dei cavi qui dentro, quindi il rosso non sarà positivo, il nero non sarà negativo e le saldature secondo lui fanno un po' pena, quindi mi consiglia di dare un'occhiata a un po' a tutto quanto, quindi adesso do un'occhiata che durante il trasporto non si sia staccato nulla. Lo attacchiamo alla parete e poi lo guardiamo bene per vedere cosa si accende, cosa non si accende. Direi che i componenti sono parecchi, molti. Penso che alcuni siano solo estetica, come queste RAM qua, non penso che siano collegate a niente. Però sono molto curioso di vedere invece questo circuito qua e anche il display con i numeri qua sotto, se si accendono oppure no con questi piccoli interruttori. Quindi Luca, io ti faccio i miei complimenti perché so bene quanto è difficile fare a mano dei buchi perfettamente rettangolari, quindi i miei più sinceri complimenti. Quindi sono curiosissimo di capire a che cosa servono anche questi circuiti che hai messo qua dietro. Ci sono dei numeri, vediamo un attimo come si comporta, no? Vediamolo. Per attaccare tutto quanto alle pareti devo sicuramente staccare la luce qua nel mio laboratorio, quindi diventerebbe molto difficile filmare questa operazione. Per fortuna questo kit di attacco magnetico e faretto super luminoso ufficiali GoPro sono molto comodi per risolvere questo problema. Posso fissarli abbinati all'ultimo modello di GoPro a un caschetto, un comune caschetto. Ed ecco qua, ho fatto questo lavoro perché mi trovo in un seminterrato e tutte le volte che devo fare un impianto elettrico o comunque sostituire degli interruttori o delle cose del genere, per non prendere la scossa devo staccare l'interruttore generale, quindi qua diventa buio pesto ed è difficilissimo riuscire a filmare, illuminare e anche a lavorare, quindi questo caschetto risolve tutti quanti i problemi, posso filmare, illuminare e la cosa più comoda è che il magnete presente qua sopra mi permette poi di attaccarci sopra il mio cacciavite di fiducia e le mie forbici da elettricista e sono sempre a portata di mano per tutti quanti i lavori. Quindi con questo in testa andiamo ad attaccare i quadri in tutta sicurezza. Di Archizone è veramente molto grosso, era un cassetto, l'ha modificato, ci sono tantissimi cavi elettrici al suo interno, quindi ci vuole veramente una gran testa per capire come collegarli tutti quanti e vediamo subito che ci sono addirittura 2 voltmetri digitali, un tasto d'accensione, un tasto generale, abbiamo anche un tasto più piccolo per accendere delle luci secondarie, dei LED RGB e un paio di ventole da computer, tra cui una che fa un rumore che sembra un aeroplano che sta decollando, quindi Archizone, lavoro eccellente, veramente complimenti. Anche Archizone ha un canale YouTube, quindi se volete scoprire di più trovate il suo link al canale qua sotto. Ecco qua, questo è il secondo pacco, sento dei pezzettini che si muovono, spero che non si sia rotto nulla, arriva, pensate, direttamente dalla Francia e me lo manda Michele, quindi apriamolo e lo andiamo a commentare. Ha fatto un rumore, tipo ha abbaiato. Veramente ha fatto Gesù. Facciamo una cosa, lo apriamo bene e vediamo in laboratorio di commentarlo. Andiamo. Eccoci qua, dentro quella scatola ce n'era un'altra e dentro c'è una macchina
che secondo me è geniale. Sapete, nel video scorso vi avevo detto di pensare a un quadro elettrico che seguisse le vostre passioni, no? In questo caso direi che mi hanno mandato addirittura le istruzioni d'uso per questo pannello, talmente è complicato. Sono 5 minuti che mi sto leggendo le istruzioni di questo macchinario, infatti sono scritte in un modo super professionale che sembrano praticamente vere, cioè c'è anche l'indice, pensate un po', tutto quanto in inglese, e all'interno c'è la spiegazione passo passo dei vari componenti dell'accensione e il funzionamento del macchinario. In poche parole è una macchina del tempo e vi faccio vedere subito come è composta. E penso che qua c'è proprio un sottile limite tra genio e follia. Infatti la persona che l'ha costruito è sicuramente un genio, basti notare la complicazione di connessioni elettriche, tutto quanto al di sotto di vari componenti. La parte che mi piace di più è sicuramente la tastiera. Questa tastiera da computer è stata modificata e i tasti sembrano esplodere, uscire all'infuori con cavi e connessioni, tipo sembra modificato da un hacker. Purtroppo durante il trasloco, cioè durante il trasporto, il corriere ha maltrattato un po' il pacco e si sono staccati appunto delle rotelle, ma so già dove attaccarle grazie alle istruzioni. Quindi sono super curioso di vederlo acceso, c'è già attaccato il cavo di alimentazione, quindi complimenti veramente per tutto quanto il lavoro che hai fatto. Quindi andiamo qua dietro sul bancone, lo accendiamo e vediamo tutte quante le lucine, i display, vediamo se gira qualcosa. Penso di sì, questo qua sembra girare, quindi andiamo subito sul bancone. Bella è che praticamente ogni persona ha il proprio lato artistico, questo stile è prettamente suo, io l'avrei fatto molto diverso. Comunque in mezzo a tutte quante le istruzioni ho trovato anche il suo canale YouTube, quindi andate a dare un'occhiata, ci sono tutte quante le informazioni, trovate il link anche qua sotto. Beh, finora è andata decisamente molto bene. Vediamo l'altro pacco, questo qua me lo manda Federico ed è bello pesante, quindi apriamolo. Imballaggio. No, Federico, ma tu di la verità che lavori per Amazon, guarda che roba! Cos'è sta roba? Una quantità di cavi! No, ma perché mi hai mandato dei pulsanti? Oh, è pesantissimo! E la spina! No vabbè Federico, tu ti sei organizzato benissimo, addirittura il connettore! Wow! Andiamo in laboratorio! Questo è piccolo, ma geniale, veramente, fatto in una maniera che sembra comprato in un negozio, non sembra neanche fatto a mano da una persona, ve lo assicuro. Io un lavoro così precisino non sarei mai riuscito a farlo, e invece Fede ce l'ha fatto. Mi ha regalato insieme nella scatola anche una serie di interruttori induttivi che aveva avanzati, quindi grazie mille Fede. E all'interno c'è questo che io considero un piccolo tesoro. Infatti io Fede continuo a chiedermi come cavolo hai fatto a bucare questa parte frontale che non è legno ma è una lastra di ferro, anche bella spessa, 1 millimetro, e sei riuscito a bucarla in maniera talmente precisa che sei riuscito a far passare anche tutti quanti questi piccolissimi led. Veramente complimenti. Dietro c'è un pannello in plexiglass che ci permette di vedere al suo interno il cablaggio. Beh, direi che le saldature sono fatte in maniera eccezionale, cioè è veramente un peccato appenderlo al muro perché è anche bello visto da dietro. Comunque sono super curioso di vedere a che cosa servono questi potenziometri che hai messo e questi pulsanti qua. Ah, non sono pulsanti ma sono spie, e mi ha mandato anche una lettera in cui mi spiega nel dettaglio che cosa sono e perché li ha scelti, quindi andiamo a vederlo acceso e intanto vi riassumo brevemente quello che mi ha scritto, è molto interessante, andiamo. Questo quadro elettrico a guardarlo sembra veramente super professionale, infatti Fede mi scrive qua nella lettera che lui lavora in un'azienda in cui fabbricano quadri elettrici industriali e non solo. E gli ho chiesto appunto, gli ho mandato una mail in cui ci siamo parlati un po' e gli ho chiesto come ha fatto a tagliare così precisamente il pannello. Infatti il pannello frontale è di lamiera, abbastanza spessa anche, ero convinto avesse usato un taglio al plasma, un taglio al laser lì in azienda, invece ha fatto tutto quanto a mano con la smerigliatrice, quindi veramente complimenti perché so bene
bene quanto può essere difficile. I colori delle lucine che ha scelto non sono colori fatti a caso, infatti la prima serie è la bandiera italiana, infatti Fede è italiano, invece la seconda ricorda la bandiera colombiana, infatti si è scelto una fidanzata colombiana. Quindi Fede, io ti faccio veramente i complimenti, anche le saldature all'interno sono eccezionali ed è maniacale anche come hai piegato i fili che vanno al trasformatore, al ponte di diodi, quindi veramente complimentissimi. E questo qua trova perfettamente spazio lì, diciamo proprio centrale. La cosa bella è che si può dimmerare anche la luce, infatti mi sembra anche forse un po' troppo forte adesso, quindi abbasserò leggermente con le manopoline. Le manopole erano dei controlli per motorini a correre. Questo arriva direttamente da Milano, me lo manda Massimo, fa attenzione a coltellarmi mentre lo apro e vediamo cosa c'è dentro, spostiamoci in laboratorio. Pacchetto piccolo, ma molto interessante, come vedete anche dalla forma è molto diverso dagli altri. Non è un vero e proprio quadro elettrico da attaccare alla parete. Joker infatti mi ha scritto anche una bella lettera in cui, a parte i complimenti, mi spiega rosso e come mi spiega anche di che cosa si tratta. Molti di voi magari l'hanno riconosciuto, verde, l'hanno riconosciuto, si tratta di una scena famosissima, devo spegnere, si tratta di una scena famosissima di Lino Banfi, che appunto, cioè rosso, deve cercare lavoro, viene assunto, verde, viene assunto in una fabbrica e appunto, devo spegnere tutto, deve semplicemente svolgere delle mansioni, rosso, deve svolgere delle mansioni e appunto deve semplicemente, verde, deve accendere e spegnere queste luci. Quindi se non sapete di cosa sto parlando, dovete semplicemente cliccare il link qua sotto dove c'è scritto Lino Banfi e c'è appunto una piccola scena caricata su YouTube in cui vi spiega che cos'è questo macchinario. Io immagino veramente, Joker, che questo qua sia un film molto importante per te, quindi ti ringrazio veramente di cuore per aver ceduto a me un pezzo che sicuramente per te rappresenta tantissima passione, quindi grazie per essertene sbarazzato e grazie soprattutto per averlo ceduto a me. Avrà sicuramente il posto che merita qua in laboratorio, proprio perché so quanto può valere per te e mi piace anche a me, è una scena secondo me che fa morire dal ridere. Quindi questo lo posiziono qua sul banco e per chi volesse semplicemente capire come funziona è molto semplice, abbiamo solo due interruttori qua sopra, due grossi LED molto belli e invece sulla parte posteriore una batteria da 9 volt e un cicalino. Basta schiacciare, appunto simula il cicalino del film. Quindi andate a vedervi la scena, altrimenti non capite di cosa si tratta e di cosa stiamo parlando. Quindi Joker, grazie mille. Se volete a vedere che cosa fa Joker, anche lui ha un canale YouTube in cui costruisce, smonta e aggiusta cose, insomma un po' come me, quindi vi lascio il link di Joker qua sotto, lo trovate sotto il video di Lino Banfi, ok? Beh, io direi che è perfetto, veramente. Io ogni volta che mi giro mi innamoro sempre di più di questo posto. Il mio laboratorio praticamente sta diventando la mia casa, ho messo le radici qua. Quindi se anche voi volete prendere ispirazione e magari volete costruire un quadro elettrico da spedirmi, da appendere qua nel laboratorio, vi ricordo che non ci sono limiti di tempo, potete spedirmelo anche tra un mese, due mesi, sei mesi, quando volete. Tanto finché c'è spazio sulla parete io continuerò ad appenderne e pareti qua ce n'è un'infinità, sono più di 100 metri quadri di laboratorio. Quindi non preoccupatevi di questo, ho scelto tre regole per rendere la cosa ancora più semplice. Prima regola, non spendete soldi, non voglio che spendiate soldi per me, voglio che invece ricicliate, siate creativi e magari scrivetemi anche una lettera della storia dei pezzi che avete smontato e la vostra ispirazione. Seconda regola, colorate tutto quanto il quadro elettrico di grigio scuro, perché così si stacca dallo sfondo che è grigio chiaro e si abbina agli altri quadri elettrici. Terza regola, metteteci tante lucine, tante non è necessario, magari ben posizionate e ben studiate, prendete ispirazione da qualcosa che vi appassiona, magari il vostro videogioco del cuore, magari il vostro cartone animato preferito o magari, che ne so, una fabbrica di Viagra e prendiamo appunto questi spunti per creare un quadro elettrico che abbia un criterio logico, non solo pezzi buttati lì a caso, ma che abbia un senso, no? Quindi veramente direi che avete azzeccato in pieno questa volta, io non vedo l'ora di ricevere altri pacchi, quindi mi raccomando siate creativi. Io come sempre vi saluto e vi lascio qua a fianco i miei due ultimi progetti, andate a dargli un'occhiata e noi ci vediamo settimana prossima con un video nuovo. Magari il tutorial è semplice, ok? Ciao a tutti. Vediamo se riesco a scendere senza ammazzarmi. Ok.